Partiamo subito con le news, un nuovo Pokémon in Pokémon Leggende, wow, nuova espansione di carte Pokémon, anche qui nuove news, wow, addirittura, eh sì, un altro spot a tema Pokémon Leggende Arceus, un altro bug da risolvere. Interessante, sai anche news su Pokémon Leggende. Addirittura questa qui è una gran bella news. Eh sì, ragazzi, è stato rilasciato un nuovo Nintendo Direct. Aggiornamenti anche per quanto riguarda Mario Kart e un nuovo gioco di Mario. Ciao a tutti, ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video news. Allora, è stato annunciato un nuovo Nintendo Direct nella giornata di martedì, che sarebbe uscito mercoledì alle ore 11 ed è durato 40 minuti. Sono stati annunciati un bel po' di giochi, tra cui un nuovo trailer di Kirby, altri trailer, tra cui Metroid Red, e altri giochi di Super Mario, tipo Super Mario Kart 8 Tour, mi sembra, e una patch anche da Super Mario Kart. Poi che altro? Un nuovo aggiornamento per Pokémon Leggende Arceus che dovrebbe correggere altri bug e altri giochi di Super Mario, che vi dico, Mario Soccer mi sembra, Mario Football, comunque c'era già per Nintendo Wii. E null'altro, ci vediamo con il nostro PlayStation. Bella! Allora, per quanto riguarda Mario Kart 8 Deluxe, è stato presentato un pass che dovrebbe permettere di sbloccare percorsi aggiuntivi del gioco. Per quanto riguarda l'altro gioco di Mario, è Mario Strikers Battle League Football. Un'altra news che ci tengo a dire è che sono iniziate le Olimpiadi di Pechino e l'Italia sta facendo una bellissima figura, ha già vinto. Eccomi qua, allora parto subito alla prima news. Blue Bolt PS1 è pazzesco e gratis. Nuove uscite febbraio 2022 di gran mese. Il futuro di PlayStation e Sony 10 Game. Batman Arkham il film, che non c'è più. Questi qua avevo già letto. E l'avevo. Gran Turismo 7, sempre mastodontico. Dying Light 2, recensione open world. Ghostwire Tokyo PS5, che fascina Ghostwire Tokyo gameplay. GTA 6 confermato da Rockstar. GTA 6 sviluppo, Rockstar conferma, ufficiale. Guadagnare camminando, come funziona WeWork, wow. Non ho ancora capito come funziona. I giochi più attesi in Unreal Engine. Qui fu recensione. Grandiosa festa delle mazzate, va bene. The Seven Deadly Sin diventa open world. Questo qua ci facciamo una riesce. Il gioco più venduto di sempre in Giappone, Animal Crossing New Horizon, davvero. Dopo God of War, un gioco PS5 su larga scala. Poi, 160 milioni di copie, GTA 5 è mostruoso. Pokémon Arceus connessione, Pokémon Arceus e connessione con diamante e perla, lucente e diamante lucente per l'ascendente. Ottimo PC portatile da gaming. Horizon 2, Gen 3 PS4, Assassin's Creed, Rift, The Report, Call of Duty e non solo, resta multipiattaforma. Call of Duty su PS5 anche in futuro, per la Microsoft. Xenoblade Chronicles 3, il gameplay 3 in italiano. Questo qui è stato annunciato al direct dell'altro giorno. Nintendo Direct ha riassunto tutti i giochi. Polemica Dying Light 2, italiano, derisi per aver chiesto il doppio. L'IA rivoluzionaria del Gran Turismo. Ecco Sophie. Il pericoloso open world di Elden Ring, il Ragnarok in Assassin's Creed Valhalla, è enorme. Allora, combattete Horizon 2 gameplay PS4 base.
Questo per voi promette bene. Atomic Earth. Horizon Forerunner, West Cinematic Trailer. Va bene, che si trovano le news per PlayStation. Ora chiudiamo con le reaction. Eccomi qua ragazzi, sono in super ritardo, partiamo subito con le reaction. Allora, questo qui è il runner di Assassin's Creed Valhalla. È un nuovo trailer, credo. Che come gioco è bello, è molto bello. Va bene, dai, cerco di essere esplicito perché ne ho tante e ho poche memorie sul telefono. Passo al prossimo. Allora, questo qui è il pericoloso open world di Elden Ring. Che è bello, non è come gioco? Bellissimo, guardate che meraviglia. Ormai i giochi diventano tutti open world. Assolutamente. Va bene, dai, passo al prossimo. Tanto abbiamo già visto di che cosa si tratta. Eccoci qua con The Seven Deadly Sins diventa open world. Tutti open world, visto ragazzi? Non sembra bello anche questo come gioco. Molto bello. Ho ancora questo che abbiamo già visto. Questo qua sembra Zelda, dai. Ah, fantastico. Prossimo. Questo qui è ottimo PC portatile da gaming. Cioè, guardate che meraviglia. Anche il mio non è male, però non lo uso mai. Sembra wow, sembra veramente comodissimo. Top. Cioè, guardate che tastiera. Va bene, passo al prossimo, dai. Questo qui è. Questo per voi promette bene. C'è un altro open world, ragazzi, questo qua è uscito oggi, il trailer. Anche questo qui sembra favoloso. Che sì, vabbè, non sono totalmente il mio genere di giochi, però, vabbè. Va bene. Prossimo. Questo qui è Horizon Forbidden West Cinematic. Questo qui è un trailer del gioco. Che dura poco, un minuto. Bellissimo. Niente ragazzi, qualche reaction del direct che lo facciamo adesso? Va bene, dai, ci vediamo tra poco. Eccolo qui, ragazzi, questo qui è Mario Strikes Battle League. Che ce l'ho già per Nintendo Wii questo gioco. Ce l'ho già. È bellissimo. Io l'ho provato, ma facevo una fatica, cioè dovevo usare il Nunchuk che non riuscivo a giocarci. Ho cambiato subito il gioco. Molto molto bello. Va bene, dai, facciamo il penultimo. Questo qui ragazzi è Chrono Mars. Anche questo qui era un gioco per Nintendo Wii che avevo e questo qua mi piaceva giocarlo. È tipo Super Mario, un genere così. Tra l'altro ho saputo anche che internet cambia ancora nome, Google cambia nome, adesso non ho ben capito la notizia perché ero distratta, è stato il TG in continua evoluzione, hanno detto. C'è anche il miglioramento.
Questo qua è l'ultimo ed è un altro spezzone di trailer Legende Pokémon Archeon. Non ho capito cosa c'entrino questi trailer, boh. Non lo so, però eccoci qua. Questo qui ovviamente ha come protagonista Basculigeon. Molto carino, dura pochi secondi, dura. Però dai, è abbastanza divertente. Non ho capito cosa c'entrino questi tre con il gioco, però va bene. Ah, forse il ruolo che hanno nel gioco, non credo. Boh. Va bene, dai. Va bene, dai, io direi che ci possiamo fermare qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. Scusate il ritardo. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e un mi piace. Se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Mattia. Ciao!